un nuovo video tutorial, voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica giacca estiva che io ho deciso di chiamare Life. Per poterla realizzare io ho utilizzato il filato nuovo della Mistrico Filati che si chiama New Life. Questo gomitolo da 100 grammi, il colore che ho usato io è il 17, che misura 250 metri, mi sono dimenticata di dirlo, che è un colore molto particolare perché è quasi un vinaccio ma anche un bordeaux, non so neanche io come definirlo, ma lo adoro, lo trovo perfetto per metterlo sopra moltissimi outfit, soprattutto per dare un po' di più di colore a quelli là bianchi o beige. Però sul mio sito Filati Elsa, di cui vi lascio sempre il link in descrizione, trovate tantissimi colori. Guardate, eccoli qua, ne potete vedere alcuni. Abbiamo il bianco, il grigio, il nero, il brunotte, il viola, il lilla, oppure abbiamo questi splendidi colori, questo color sabbia o anche questo color viola. Quindi veramente potete realizzare questo cardigan nel colore che più vi piace. Per quanto riguarda il quantitativo, io ho utilizzato 4 di questi gomitoli lavorando sempre con l'uncinetto il numero 4. Ora mi raccomando, taglia 5 utilizzate 5 gomitoli, taglia 6 6 gomitoli. Se siete una taglia S ma lo volete più lungo o più chiuso, vi consiglio 5 gomitoli. Se siete una taglia L e lo desiderate più lungo e più chiuso, vi consiglio 7 gomitoli, mentre per la taglia M vanno bene 5 gomitoli. Per quanto riguarda la lavorazione, è veramente semplicissima perché è un giro che va sempre ripetuto. Guardate qui che meraviglia, è un punto forato, quindi perfetto per l'estate, niente di troppo chiuso, ed è comunque un punto, possiamo definirlo geometrico, mi piace veramente tantissimo. E quindi si parte da sotto, si arriva poi agli scalfi, si divide la parte dietro dalle due parti avanti e poi si vanno a realizzare le maniche, quindi veramente semplicissimo da fare. E io come sempre vi ricordo che se desiderate realizzarlo di mandarmi poi le foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca io ho deciso di utilizzare il nuovissimo filato della New Life, questo splendido gomitolo da 100 grammi, e il colore che ho scelto io è il colore 17, che è questa sorta di vinaccio, un bordeaux molto bello, molto particolare. Qui vedete già la lavorazione avviata perché io, per farvi capire il punto, lavorerò su un altro colore che è più chiaro, però volevo che vedeste com'è la lavorazione, è molto morbida, è bellissima perché questo filato è veramente molto morbido, infatti io lo lavorerò con l'uncinetto del numero 4. Come potete vedere qui ci sono alcuni colori, ma nel sito ne trovate veramente tantissimi, uno più bello dell'altro, per poter realizzare la vostra giacca nel colore che preferite. Allora, come vi ho detto, la lavorazione noi andremo a fare a lavorare con l'uncinetto del numero 4. Ora, la lavorazione si ottiene su un multiplo di 6, a cui poi vanno aggiunte 9 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. Nel mio caso io andrò a montare, ho montato 123 catenelle per avere una larghezza di circa 80 cm, che per me vanno più che bene. Sapete che io non voglio che le giacche si chiudano, però mi raccomando, se volete la giacca più chiusa andate a misurarvi la vostra circonferenza o del seno o dei fianchi a seconda di cosa avete più grande e montate tante catenelle per arrivare a quella circonferenza e superarla di almeno altri 5 cm, perché altrimenti non si chiude, anzi io direi di aumentare anche di 7 cm. Comunque, tenendo presente appunto che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 6 a cui vanno aggiunte 9 catenelle, e nel mio caso io ho montato 123 catenelle lavorando con l'uncinetto del numero 6. Per le taglie più grandi, prima che mi dimentico, io comunque vi consiglio di mettere taglia M, 3 motivi in più, quindi un motivo in più per le due parti avanti, uno per il dietro, taglia L, 2 motivi in più per, cioè scusatemi, 2, 4, 6 motivi in più, quindi 2 motivi in più per ogni parte avanti e 2 dietro. Questo naturalmente se non la volete chiusa. Se la volete chiusa dovete aumentare di più, e in quel caso, come vi ho detto, andate a misurarvi la circonferenza dei fianchi o del seno. Detto ciò, vi posso far vedere il giro. In realtà è un giro solo, quindi niente di complicato, e vi faccio vedere prima come viene realizzato nel giro base e poi il giro che va sempre ripetuto. E andiamo a realizzare quindi 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto la prima, scusate, tolgo un po', salto la prima catenella di base, entro in successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta.
2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle. Quello che faccio adesso lo dovrò fare per tutto il giro. Entro nella terza e vado a realizzare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta di nuovo da realizzare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo. Quindi entro nella seconda e di nuovo vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi facciamo un'ultima volta insieme. Salto una catenella, entro una successiva e vado a fare 3 maglie alte. 2, 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Sto arrivando quindi alla fine del giro, quindi questo è quello che va ripetuto per tutto il giro. Arrivate alla fine del giro, vado a fare 2 catenelle, salto 2 catenelle di base e vado a fare 3 maglie alte, una in ogni catenella. Quindi una catenella successiva, 2 catenella successiva, 3. Quindi questo è il nostro giro. Adesso giriamo la lavorazione e vi faccio rivedere appunto come va realizzato il giro che va sempre ripetuto. E andiamo a fare quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale quindi di 3 maglie alte. 2 catenelle, 1 e 2, prendiamo il filo, entriamo nella prima delle 3 catenelle, delle 3 maglie alte, andiamo a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Prendiamo il filo, saltiamo tutto, andiamo direttamente sopra la terza maglia alta del secondo gruppo e andiamo a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Andiamo nella prima maglia alta, andiamo a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Prendiamo il filo, saltiamo tutto, andiamo direttamente nella terza maglia alta del secondo gruppo, andiamo a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, facciamo ancora insieme, vado nella prima maglia alta e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. Vado direttamente nella terza maglia alta del secondo gruppo e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Terminiamo il giro andando a fare 2 catenelle e una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2 e 3, entrando nella terza catenella. Quindi questa è la lavorazione che va fatta fino ad arrivare agli scalfi. Come vedete si creano queste strisce, 1, 2 e 3, e queste invece sono il nostro bordo, chiamiamolo così, il bordo della nostra giacca. Io naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere il giro e vi dirò quante poi come sono andata a dividere la parte dietro dalla parte avanti. Mi raccomando, quindi, come vi ripeto, io ho montato circa 123 catenelle. Per le taglie più grandi andate a montare quindi catenelle in più. Io suggerisco sempre, per una taglia M, di andare a mettere almeno 3 motivi in più rispetto a me, per poi averne un motivo dietro in più, due motivi indietro in più, scusatemi, un motivo indietro in più, due motivi, uno per lato in più. Taglia L, andare a mettere anche 6 motivi in più per lato, cioè. Allora, io ho fatto 43 giri, quindi dal basso fino agli scalfi ho fatto 43 giri, che vi dico subito, sono in totale 53 centimetri, e per me va più per bene perché vi ho detto che questa deve essere una giacchetta lunga, quasi uno spolverino. A questo punto vanno messi i marcapunti. Per mettere i marcapunti io ho contato, scusate, cerco di regolare un po' la telecamera, eccoci qua.
Io ho contato le mie strisce di ventagli. Per contare le strisce di ventagli, però, dovete calcolare che una striscia di ventagli sono i due gruppi di 3 maglie alte senza la catenella di separazione. Quindi questa è una striscia, seconda striscia, terza striscia, quarta striscia. Dopo le 4 strisce io sono andata a mettere il mio marcapunti sia a destra che a sinistra e dietro come strisce io ne ho 11. Mi raccomando, per le taglie più grandi, taglia M dovreste mettere almeno 5 strisce da parte, quindi 5 da una parte, 5 da una parte, e dietro ne dovreste avere 12. Taglia L, 6 da una parte e dietro 13. Però mi raccomando, se invece avete messo più catenelle o meno catenelle, tenete sempre presente che dietro dovete avere almeno un motivo in più rispetto a quello davanti. Poi, se l'avete voluta fare più chiusa, quindi che vi si chiude, in questo caso avrete più motivi davanti e meno dietro. A questo punto, quindi, possiamo continuare a fare la nostra lavorazione, però appunto lavoreremo soltanto nei giri di andata e ritorno, solo che, come vedremo, la fine è diversa rispetto a prima, perché noi prima iniziamo con le 3 maglie alte e finivamo con le 3 maglie alte. Adesso dobbiamo lavorare sugli scaffi, quindi non finiremo più così il giro. Quindi io inizio tranquillamente a lavorare il mio giro, quindi vado sempre a fare le mie 3 catenelle e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta. E poi vado a lavorare normalmente le mie 3 maglie alte sopra la prima maglia, cioè catenella, 2 catenelle di separazione, e poi vado a fare sempre le mie 3 maglie alte, scusatemi, oggi proprio 0, sopra la prima maglia alta. Salto tutto, non faccio alcuna catenella, vado nella terza maglia alta del secondo gruppo e di nuovo a fare 3 maglie alte e catenella di separazione. Continuo così, quindi, fino ad arrivare al marcapunti. Vi farò vedere appunto come terminare il giro e come riniziare quello successivo. Allora, sto arrivando dove ho il marcapunti, quindi prendo il filo, vado a fare il mio ultimo gruppo di 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta del secondo gruppo. E a questo punto mi giro con la lavorazione e vado direttamente a fare le mie 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte, una e due. Prendo di oh, scusate, ho fatto qualcosa qui di sbagliato. Prendo il filo e vado direttamente sopra l'ultima maglia alta del gruppo di 3 maglie alte e vado a fare le mie 3 maglie alte. Catenella di separazione, ricomincio da capo e quindi poi terminerò con le 3 maglie alte. Continuo a fare questi due giri, perché questa volta diciamo che sono due giri, fino ad arrivare all'altezza degli scalfi e delle spalle. Quindi io vi dirò naturalmente quante volte sono andata a ripetere il giro. Lo farò anche dietro e nella parte avanti e poi vi farò vedere come andare a fare le maniche e naturalmente quanti giri ho fatto. Allora, io ho fatto in totale 13 giri, sia nelle due parti avanti che nelle due parti dietro. L'unica cosa che mi sono dimenticata di dirvi nella parte dietro, come potete vedere, si inizia e si termina sempre con le 3 maglie alte nella prima maglia alta. Quindi qua e si termina con le 3 maglie alte nell'ultima maglia alta prima di dove abbiamo messo i marcatori. Qua avevamo appunto le strisce di 3 maglie alte sul davanti, dietro invece no. Poi sono andata a cucire semplicemente con ago di lana e lo stesso filo passando avanti e indietro, quindi classica cucitura con il quale si cuce anche le mattonelle granny. Sono andata a cucire da entrambi i lati sulle spalle. Ora, stesso punto, andremo a fare, però senza più la striscia di 3 maglie alte, andremo a fare la nostra prima manica. Quindi ci agganciamo nella parte sotto qui dove abbiamo fatto le 3 maglie alte, quindi qui, e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, quindi le prime 3 catenelle, 1, 2, 3, che corrispondono alla nostra prima maglia alta, rientriamo, andiamo a fare altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Andiamo da quest'altra parte qui e andiamo a fare altre 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, saltiamo 2 maglie alte, una e due orizzontali, entriamo nel dove abbiamo il forellino e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, quindi una, due, tre.
andiamo, ne saltiamo una, andiamo sempre qui 2 e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, si ricomincia da capo, quindi ne salto 2, entro nel forellino e vado a fare le mie 3 maglie alte. 1, 2, 3. Salto 2, vado nella successiva 3 maglie alte. Ricordatevi sempre di fare 2 gruppi senza la catenella di separazione e poi la catenella di separazione, perché andiamo a fare sempre la stessa lavorazione. Quindi catenella di separazione, di nuovo salto e vado a fare le mie 3 maglie alte. 1, 2, 3. Salto 2, di nuovo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, questa volta vado qui, quindi salto la cucitura e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte e continuo così, quindi per tutto il giro. Vi faccio vedere come terminare e poi come iniziare il successivo, e poi questi due saranno i giri che andremo sempre a ripetere. Sì, adesso devo fare la catenella di separazione. Allora, sto per terminare il giro, vedete, ho fatto le ultime 2 gruppi di 3 maglie alte, faccio la catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima e ricomincio come ho sempre fatto, quindi 3 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, salto tutto, vado direttamente dove ho la terza maglia alta del secondo gruppo e vado a fare le mie 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, si ricomincia, vado nel primo gruppo, vado a fare le 3 maglie alte sopra la prima maglia alta e poi vado a fare le 3 maglie alte sopra la terza maglia alta del secondo gruppo. 2 e 3. Catenella di separazione, si ricomincia. Quindi io continuerò a fare così, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto questo giro, farò una manica lunga e poi andremo a fare anche l'altra manica. Allora, io ho terminato entrambe le mie maniche, ho fatto un totale di 40 giri, vedete che bello, e non ho cambiato uncinetto, ho lavorato sempre solo con l'uncinetto del numero 4, non farò alcun bordino perché come vedete abbiamo già le 3 maglie alte, quindi come bordino va più che bene, quindi anche questa creazione è terminata.